In questo filmato voglio mostrarvi alcuni esercizi per effettuare un buon palleggio. Come ho spiegato anche nei video presenti in questo canale, un buon palleggio viene fatto con le mani sempre davanti alla fronte, a mo' di rombo, quindi indice-indice, pollice-pollice, le prime tre dita spingono, le altre due controllano la palla. Questo esercizio è un esercizio molto rapido, quindi insegna in maniera molto veloce all'atleta come posizionare le mani e come avere i polsi semirigidi. Mani davanti alla fronte, ok. L'allenatore, il coach o il mister, come lo vogliamo chiamare, posa la palla nelle mani dell'atleta e l'atleta spinge la palla. Nel durante il coach si deve rendere conto degli esercizi, o meglio, delle posizioni sbagliate delle braccia, dei polsi, dei gomiti e anche delle gambe e correggerlo all'istante. Questo esercizio, la tempistica di solito si aggira intorno ai 5 ai 10 minuti. Io personalmente lo chiamo un esercizio di convergenza, come quando si fa la convergenza alle ruote delle macchine. Ed è un esercizio molto efficace, o meno io ho potuto constatare che è molto efficace.